Direi che non ci ferma nessuno è profondamente ispirato a un'etica della solidarietà. Non c'era, diciamo, nessuno di noi è tenuto a fare queste cose, ma tutti lo siamo allo stesso modo. Quindi ringrazio ovviamente chi ha creato questo slogan, perché lo trovo provocante rispetto al malessere della città, rispetto al disagio. Il mio urlo di battaglia quando andavo alla scuola e quando combinavamo qualche guaio con i nostri amici, dai guai uscivamo sempre un po' così, un po' impauriti, e io tranquillizzavo tutti dicendo: ragazzi, non ci ferma nessuno. Poi è diventato il mio urlo di battaglia in discoteca, perché io facevo il vocalist in discoteca fino alle 7 del mattino, scatenato con la musica a palla, e gridavo a tutti quelli che ballavano: non ci ferma nessuno. Oggi l'evoluzione di questo grido è diventato così un messaggio che all'inizio voleva essere di incoraggiamento per i ragazzi, ma alla fine, come sottolineava il professore Morcellini, sta diventando un po' di incoraggiamento per tutti quanti noi, perché sostanzialmente ci troviamo di fronte a un periodo in cui non c'è più differenza di età tra bisognosi dell'hashtag non ci ferma nessuno. Siamo tutti quanti un po' in difficoltà, siamo tutti quanti un po' smarriti. Se chiedessi di alzare la mano a qualcuno che si sente sicuro della propria situazione, del proprio futuro, di ciò che è attorno, penso che nessuno la toglierebbe dalla tasca, magari. Dove tante porte sono chiuse. Ma un ventenne ha bisogno di qualcuno che lo sostenga, ha bisogno di qualcuno che dica: tu puoi farcela. Nel mondo del lavoro. Se tutti quanti cominciassimo a dedicarci un po' di più all'ascolto degli altri, a dare una pacca sulla spalla, che tanto è gratis, facciamolo questo percorso e magari ci ritroveremo intorno un mondo migliore. Così più carichi che mai, confortati dai numeri, dai risultati, dalle parole di un anno faticosissimo, ma sicuramente molto ricco di spunti di riflessione, di soddisfazione, siamo partiti per questa nuova stagione. Una stagione che vedrà l'ampliamento delle università, ce ne saranno 16, vedrà il coinvolgimento anche delle scuole superiori. Abbiamo lavorato alla creazione di 6 eventi che raggrupperanno studenti delle scuole superiori, soprattutto negli ultimi anni, quelli insomma un po' prossimi al mondo del lavoro, e altri eventi di altra natura. Ci saranno degli eventi sportivi in collaborazione con la WISP, che è qui presente, e altre iniziative. Io rappresento, diciamo, un mondo un po' diverso, no? Perché noi rappresentiamo il mondo dello sport e il mondo della funzione sociale, quindi come può interagire, no? Due mondi anche un po' diversi, insieme anche al mondo universitario. E la scommessa con Luca è proprio questa, è quella di provare, partendo da comuni valori, comuni obiettivi, comuni principi, riuscire ad estendere, no, questo ottimismo, questo entusiasmo anche al mondo non solo universitario, ma anche al mondo dello sport. E ovviamente siamo una situazione abbastanza grande, abbiamo oltre 18.000 associazioni affiliate in Italia, quasi 1.400.000 soci, quindi abbiamo un bacino con cui poter lavorare tanto con Luca. E quindi l'obiettivo è quello di provare a portare il entusiasmo anche in fasce d'età un po' diverse rispetto a quelle della fascia universitaria. Ovviamente quando si parla di spinta, no, a trovare il lavoro, ovviamente la fascia universitaria è quella magari al momento molto più interessata, però sicuramente anche cominciare a portare entusiasmo anche a bimbi piccoli che fanno la corsistica, o anche i bambini che partecipano alle scuole medie o anche alle elementari, probabilmente già da lì si prepara un campo di entusiasmo e poi magari potrà tornare favorevole e utile negli anni successivi.